3, 2, 1, facciamo la pasta col broccolo. Ciaccazione, vai. Ciao e bentornati nel mio canale, anzi no, nella mia cucina, che è meglio. Allora, oggi siamo proprio avanti perché la pasta è già che va, vogliamo fare la pasta col broccolo, sempre solito, col cavolfiore che abbiamo cotto la volta precedente. Allora, per questa semplice ricetta abbiamo la pasta che sta cuocendo naturalmente. Partiamo, mettiamo una pentola, ma mi tocca dirlo, pre-anzi riscaldata sul fuoco e l'olio d'oliva cube, quello buono. Ok, il mio collega Ruffi non ce lo possiamo mai dimenticare. Poi prendiamo dell'aglio, magari non sia marcio, ma questo è un particolare peraltro trascurabile. E lo mettiamo nella padella. Eccoci qua, vai. Facciamo intanto rosolare il nostro bel spicchio d'aglio che l'abbiamo preso, tagliato a metà. Io preferisco così e poi toglierlo, altrimenti se mi dimentico lo lascio anche là e chi tocca tocca, chi se lo mangia, o voglio, tutto mi devo fare. Senti come l'aglio sta sprigionando. Senti. Lo senti? Sì, Buono ciò. buono. Buono ciò. Molto bene. Ora abbiamo l'aglio che si è rosolato, il broccolo che lo mettiamo dentro così a pezzi, giusto? Ti piace? Tu fai anche tu così? Abbassiamo il fuoco altrimenti bruciamo tutto. Quattro broccoli, quattro cavolfiore vuoi? Abbondante. Abbondante. A me piace la pasta Boh. Col broccolo, che poi è cavolfiore. e cavolfiore, vabbè, no. Cavolfiore? Allora, se avessimo avuto due acciughe qui dentro, era la sua, ve lo dico. L'olio ci vuole un po' abbondantino. Sì, guarda, guarda, guarda come si sta rosolando. Guardate la bellezza. Visto che ci siamo, togliamo l'aglio, che ha già dato quello che doveva dare. Guarda, guarda. Adesso, siccome che il cavolfiore l'abbiamo cotto in... Come si dice? Non abbiamo messo sale, glielo mettiamo adesso. Questo. Gli mettiamo anche un po' di pepe. Là. E mezzo peperoncino. Perché sto qua è un delinquente, non è un peperoncino. Allora mettiamo sto qua piccolo perché sennò se roviniamo. Questo peperoncino piuttosto. Là. Adesso la facciamo andare così. Facciamo appassire un po' il cavolfiore, mamma mia, lo facciamo un po' rosolare. L'acciuga ci stava, un po' di prezzemolo, potremmo anche mettercelo, ti piace l'idea del prezzemolo? Allora, adesso noi abbiamo l'acqua che abbiamo cotto i cavolfiori un po' da questa. Questa qui adesso, tec, la mettiamo dentro qua, che si appassisca. E avevo una discussione con la voce fuori campo. E ho detto, io se ci avessi, secondo me se ci fosse un po' di guanciale gliel'avrei messo io. Lei ha detto, no, però vabbè. Poi ognuno fa quello che vuole. Lei non lo rosola così tanto, vero? Voce fuori No. campo? Bene. No, io sì. Adesso facciamo, continuiamo a lasciare appassire così lentamente e aspettiamo che la pasta sia cotta. Vai, che dopo saltiamo tutto assieme. Vai. Oh, là, abbiamo la pasta cotta. Dimmi stop. Basta? Boh, ok. Adesso, mamma mia, guarda, guarda il colore, però io gli aggiungo un po' d'olio d'oliva Sì, perché un po' qua troppo asciutta. deve legare un attimino, deve un po' lucidarsi, la vedi? Perché la pasta, la senti, 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 è quasi perfetta. Per me il guancialino essiccato forse ci sarebbe stato bene, eh? Non voglio insistere, eh? Oh, guarda qua, vai. Cosa dici? La dividiamo in due piatti? Ma facile e soprattutto veloce. Quanto ci abbiamo impiegato? 6 minuti per la cottura del broccolo e nel frattempo che cuoci il broccolo, quando è quasi cotto, puoi mettere sulla pasta. Penso che in un quarto d'ora hai fatto tutto. E ti avanza anche il broccolo per fare il broccolo, avanti. Il cavolfiore per fare il contorno. Io direi che sia meraviglioso. Oh! Cosa ne dici? Guarda qua. Guarda, guarda, guarda. Senti il profumo? Anche i nostri ospiti? Lo so.
Lo possono vedere però. Comunque, dopo questa ottima pasta, direi che i nostri tre consigli non mancano mai. Numero 1, iscrivetevi al canale. Numero 2, se vi piace mettete like, altrimenti lasciate stare. E numero 3, ricordate, siamo ciò che mangiamo. Yeah! Ciao!